il 17 maggio, chiamarono la mattina all'appello e ci dissero di prepararci che avremmo dovuto partire. Ci dissero di fare rifornimento d'acqua, di portare via tutte le nostre cose. Ci venne dato del pane e del formaggio, fummo portati nella stazione di Carpi e fummo fatti salire su dei carri bestiame. Eravate tutti insieme, voi familiari? Noi eravamo tutti insieme. Nei carri c'erano uomini, donne e bambini, ma della mia famiglia. Io ero con mio padre e con mio nonno. Ripeto, già l'ho detto, ripeto, mio padre non mi abbandonava un momento. E su un altro carro c'erano i miei fratelli con mio zio e su un altro ancora mia madre con mia sorella. Quando salimmo sui camion, sui carri, chiusero subito, li chiusero da fuori, misero praticamente il fermo allo sportello, che si poteva naturalmente aprire soltanto dall'esterno, e a un certo punto qualcuno venne l'idea di contarci. Nel carro dove ero io era un carro abbastanza grande, ricordo la scritta che c'era fuori. Fuori c'era scritto 8 cavalli o 40 soldati, era le tradotte. E noi ci contammo, eravamo in 64. E 64 persone su un carro non c'entra. Non c'entrano sdraiati, ma non c'entrano neanche in piedi. Lì c'era mio nonno che aveva 84 anni, c'erano delle donne anziane, degli uomini anziani, c'erano delle mamme con i loro bambini. E c'era, non, assolutamente non ci si entrava. Ci avevano dato un bidone per i nostri bisogni che avevano lasciato là in mezzo, noi lo mettemmo in un angolo del carro. E cercavamo anche di coprirlo con qualche cosa, ma direi che molto presto cominciò addirittura una certa conflittualità nel carro. Tanto si può immaginare il nervosismo che provoca una situazione di quel genere. E poi pensate, quando questo secchio, questo bidone si era riempito e che i liquami uscivano, e le persone che erano lì vicino e cominciavano a lamentarsi, dicevano, ma non c'era niente da fare. Non è che potevamo dire, beh, facciamo a turno per stare lì, ormai ognuno aveva il suo spazio, che non era uno spazio, perché la maggior parte del tempo io dovevo stare in piedi. E molto spesso se cercavo di tenere i due piedi per terra, prima di riuscire a trovare il pavimento del carro, io trovavo il piede di qualcun altro, se non magari c'era qualcuno che stava seduto, sdraiato, la testa o un braccio o una gamba. Questa era la situazione dentro a quel carro. Comunque la sera il carro si mosse, ma mi ricordo che si fermava a tutte le stazioni, tutte, le faceva tutte. Evidentemente il nostro convoglio non aveva la precedenza sugli altri, anzi. Si fermava anche nelle stazioni più piccole. E nelle stazioni si fermava in una banchina, dall'altra parte, nell'altro binario, arrivavano altri treni, c'era gente che saliva, che scendeva. Tutti quelli che erano là sentivano, vedevano questo convoglio di disperati. Disperati perché poi oltretutto cominciò presto dramma terribile della sete, l'acqua era finita. E allora tutti invocavano che finisse da dare l'acqua, particolarmente poi per i bambini. Ma non c'era nessuno che, non so, che facesse qualche cosa, ma l'impressione era che quelli che erano lì sulla banchina ci ignorassero completamente. Io credo che se invece di esseri umani
si fosse trattato di non so, un carro di animali, di cavalli, di buoi, di pecore, di maiali. Certamente sentendo i lamenti di questi animali qualcuno sarebbe corso alla protezione animali a dire guardate che lì sta succedendo questo. Ma lì non è successo, erano esseri umani, ma non è successo niente. Assolutamente niente. Non credo proprio che ci sia stato qualcuno che sia dovuto protestare. Abbiamo attraversato città, paesi, dove tra l'altro c'era una resistenza da parte dei partigiani notevole e certamente sono venuti a conoscenza di questi trasporti di gente disperata, ma non c'è stato mai nessuno che abbia fatto qualche cosa. Io non dico che avrebbero dovuto tentare di aprire i carri, di dare l'assalto al treno, è una cosa indubbiamente impossibile, ma mettere una bomba davanti a quei binari e ritardare un po' il massacro, io penso che questo si poteva fare. Quanti giorni è durato il viaggio? Il viaggio è durato 6 giorni, poi è stato fermo tutta la notte, tutta la mattina successiva e soltanto pomeriggio del settimo giorno il treno si è mosso dalla stazione di Auschwitz, la stazione diciamo normale, per entrare nella stazione all'interno del campo. Quando il treno si fermò in questa stazione all'interno del campo e aprirono i carri, immediatamente una confusione terribile, perché i tedeschi avevano tutti quanti un bastone e un cane, o perlomeno se non tutti avevano il cane, moltissimi ce l'avevano. I cani che arrabbiavano e che abbaiavano. Noi che cercavamo i nostri cari, che avevano viaggiato su altri carri, vederli per un momento, vedere come stavano. Ora io feci presto a scendere dal carro, avevo 15 anni, poco più di 15 anni, e feci presto a scendere, a sottrarmi alle percosse, eccetera, ma lì piovevano bastonate su chiunque si attardasse per qualsiasi motivo. Vidi, poco dopo vidi i miei fratelli, che poi il resto stavano su appena un carro dopo quello dove ero io con mio padre e mio nonno, e insieme andammo a cercare mia madre e mia sorella. Poi vedemmo che avanzavano da lontano, venivano dal fondo del convoglio, camminavano sulla banchina, quella che poi sapemmo che veniva chiamata la rampa, seguiti dai tedeschi che menavano bastonate da chiunque capitasse a tiro. Raggiungemmo mia madre e mia sorella, e mia madre ci abbracciò tutti, piangeva. Ci dette la sua benedizione. Poi vide che c'erano dei tedeschi che si avvicinavano con i bastoni alzati e con il cane, e disse ora andate. Poi disse anche altre parole che io lì per lì non capii, e domandai poi a mio fratello ma che cosa ha detto. Il mio fratello mi ha detto che non vi vedrò più. Formarono due file, una fila di donne e una fila degli uomini, finalmente avevano messo ordine tutti quanti in fila per 5. Davanti alla fila delle donne c'era un gruppo di soldati e di ufficiali tedeschi, erano i medici del campo, tutti con il bastone, uno con un fustino. Cominciò a muoversi la fila delle donne,
delle donne, che poi non erano soltanto le donne, perché c'erano le mamme che avevano i bambini, che portavano i bambini o per mano o in braccio, o che li seguivano. Cominciò a muoversi la fila e passavano davanti a questo gruppo di tedeschi, e quello con il frustino indicava chi doveva andare in una fila da una parte e chi dall'altra. E lì vidi separare mia madre da mia sorella. Mia sorella con le donne giovani, mia madre dalle anziane. Quanti anni aveva sua mamma? Mia mamma aveva 51 anni. Mamma aveva 51 anni. E così passavano davanti a questa, a questi soldati, ma c'erano delle scene terribili, perché cercavano a un certo punto di separare i bambini cercavano di caricarli su dei camion, e mentre le mamme giovani dovevano andare tranquille tra le giovani che poi avevamo saputo che erano quelle che avrebbero potuto entrare nel campo. Però c'erano le scene tremende di queste donne, queste mamme disperate che piangevano, urlavano, cercavano di riprendere i loro bambini, li incorrevano, qualche volta ci riuscivano pure, però ripassavano davanti a questo gruppo di soldati. Finita la selezione delle donne, subito dopo è iniziata quella della fila degli uomini. Mi separarono da mio padre e mio nonno, io con i miei fratelli e mio zio nella fila dei più giovani e gli altri nell'altra fila. Eravamo assolutamente distrutti dalla fatica, dall'emozione, e non sapevamo dove eravamo, non sapevamo niente, avevamo visto, sì, in lontananza avevamo visto degli stabilimenti, c'erano delle ciminiere, da queste ciminiere usciva del fumo, uscivano anche delle fiamme. E devo dire che un po' questo ci aveva tranquillizzato, avevamo pensato, beh, ci sono delle fabbriche, andremo a lavorare in fabbrica, dovremo lavorare, quindi questo ci aveva un po' tranquillizzato. Lei è riuscita a salutare suo papà? Io mi ricordo di mio padre quando si separarono, a un certo punto la fila di questi selezionati, diciamo così, cominciò a muoversi, mio padre ogni tanto si voltava verso di noi, guardava, alzava una mano e poi si guardava, poi si rivoltava un'altra volta, si riguardava, ma doveva aver capito tutto, fino all'ultimo momento non faceva altro che voltarsi, e sono sicuro che lui in quel momento aveva la convinzione che non ci saremmo più rivisti.